Ciao a tutti ragazzi, sono Matiz e bentornati sul mio canale. Eccoci qua, tornati finalmente con un nuovissimo video. Dai, vi mancava un po' questo sfondo, dite la verità. Dai, guardate quanto è bello, guardate che carino. E oggi siamo in un video molto ma molto particolare, perché oggi mi andrò a prendere una rivincita. Mi stava proprio qua questa cosa. Mi vendicherò per tutte le volte in cui io avevo dei dubbi nella mia mente e non mi ha saputo rispondere, mi ha preso in giro. Mi vendicherò per tutte le volte in cui, in questione di vita o di morte, lei rispondeva dicendo: non so se ho capito bene. Sarà un dibattito proprio così, faccia a faccia, esattamente così, io contro te. Botta e risposta, tipo, lo sapete quei programmi che fanno in televisione, dove ci stanno i politici che litigano tra loro e dopo tipo 5 minuti iniziano a bestemmiare e vengono cacciati dalla televisione? Ragazzi, ci tengo a sottolineare ovviamente che tutte le cose che dico, tutti gli insulti, sono fatti puramente casuali. Leggete attentamente il foglio illustrativo, non è fatto per offendere nessuno, ma è solamente per scherzare. Per favore, non prendetevela a male. Ma ragazzi, io direi di incominciare con calma, perché è inutile stare e partire proprio a dissarla così, proprio così, instant. Partiamo con calma. Ciao Siri. Ciao. Sembra felice da come ci ha salutati. Come stai? Meravigliosamente. Oh, preparati, perché tra un pochino mi sa che non sarai più meravigliosamente col punto esclamativo. Che stai facendo? Sto cercando di rispondere a circa 3 milioni di persone che stanno dicendo ehi Siri allo stesso tempo. Quindi per te non sono importante? Non so se ho capito bene. Ecco, ma io guardate, lo sapevo, regà, lo sapevo che... Mi stavo pure stupendo che dopo 4 domande era riuscito a rispondermi a tutto senza dire sta frase. Ma quindi, se tu rispondi a milioni di persone, io non sono importante per te? Punto interrogativo, porca troia, ho sbagliato. Non credo di meritare questo trattamento. Ha ragione. Scusa Siri, non volevo, perdonami. Figurati. Senti Siri, ma tu sai cucinare? Chi? Io? No, sto... Forse con questi toni non mi capisce bene. Facciamo un po' meglio. Donna, fammi un panino. Non mi è permesso di avvicinarmi ai fornelli. What the fuck? Siri, sai che per fare un panino non servono i fornelli? Siri sa molte cose. Ah, ma a quanto pare non sei questo, cioè. Ok, ecco cosa ho trovato su internet su sei questo. Siri, ma tu ascolti la trap? Senza dubbio hai diritto di pensarla così. What the fuck? Ma perché sei stupida? Faccio del mio meglio per non deluderti. Siri, sai cantare? Sai che non posso cantare. Non è vero, cantami una canzone. Sai che non posso cantare. Dai, fallo per la carriera, per favore. Va bene, se proprio insisti. Volare, oh, oh. Cantare, oh, 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 oh. Ma che è? Dipinto di blu, felice di stare lassù, sulla nuvola. Tu mi fai girar. Tu mi fai girare come fossi una bambola. Poi mi butti giù. Poi mi butti giù. Ehi, solo un momento. Non mi prenderai mica alla lettera, spero. Ma hai capito, questa fa pure la simpaticona, mo. Hai capito, Siri? Complimenti, Siri, mi sei piaciuta. Davvero? No. Vabbè, ma tornando a noi, ma quindi sai cucinare? Non so se ho capito bene. Tacci tua. Forse non hai capito. Mi prepari un panino? Non mi è consentito preparare cibo. Ah, ecco, mo ha capito che non servono i fornelli. Perché no? Non saprei dirlo. Siri, hai rotto, cioè, mi prendi sempre in giro. Ti posso perdonare solamente, proprio solamente, con una sola cosa. Siri, fammi un po' di beatbox.
sono ancora le prime armi. Pizza che c'ha pizza, 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 che ehi, c'ha pizza, che ehi. c'ha Andrei avanti tutto il giorno. Pizza che c'ha pizza, 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 che c'è. Va bene, Siri, complimenti. Non vedo nessuna applicazione chiamata Bene Siri Complimenti. Puoi provare a cercarla sull'applicazione store. Ma che cazzo? Aspetta, ma... Siri, ma sei maschio o femmina? Non lasciare che la mia voce ti inganni. Non ho un sesso. Sicura? Penso di sì. Lo pensi, ma non è detto. Non so se ho capito Dai, bene. Dai, che palle! Siri, mi hai rotto! Mi dispiace. No, non ti dispiace, non devi prendermi in giro, Siri. Mi dispiace. Vabbè, senti, mi sono rotto. Allora, io adesso propongo una sfida. Siri, sta tutto nelle tue mani. Io adesso gli chiederò a Siri di fare testa o croce. Se questo video raggiunge i 200 like, nel caso esca testa, io farò... Nel caso esca croce, io farò un video insieme a Google Assistant, il peggior nemico di Siri. Mentre se uscirà a testa, farò un secondo video con Siri dove faremo un fuck. È tutto nelle tue mani, Siri, sei pronta? Croce, Google Assistant, testa, secondo video con Siri. È tutto nelle tue mani. Siri, lancia una moneta. Ah, capito, Siri si è salvata. Però, Siri, vuoi fare un altro video con me? Ecco cosa ho trovato cercando un attimo, però se vuoi fare un altro video come su internet. No, ma mi stavi quasi piacendo, che palle. Vabbè, Siri, senti, decido io se fare un video con Google Assistant ancora con te, perché te mi sembri un po' fatta, eh. Vabbè ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un mi piace e niente, spero che vi abbia fatto divertire. Siri è stupida, come sempre, tranquilli, non è cambiata né. 200 mi piace, perché ho fatto così, 220. Eccolo! 200 mi piace per un nuovissimo video insieme a Siri o a Google Assistant. Fatemi sapere nei commenti cosa chiedere magari nei prossimi video. E niente, Instagram in descrizione. Vorrei fare sempre delle uscite di scena, ma vabbè, ciao ragazzi. Troppo vede, sono Shrek. Oh.